metta i soldi per la produttività, corteo di centinaia di dipendenti comunali che occupano lo studio del sindaco a Caffarsetti. Bene la promessa di Renzi, ma i fatti, manca ancora benzina, così i sindacati di polizia dopo l'annuncio degli 80 euro estesi alle forze dell'ordine. Per l'addio a Valeria Solesin, ora anche le polemiche, si scatenano via web e i commentatori lamentano la scelta di funerali laici in piazza San Marco. Il SUV fermato dalla stradale a Boara Pisani era senza assicurazione, così la polizia sequestra l'auto dell'ex governatore Galan, alla guida pare la moglie. Espulso la mattina, torna a spacciare in via Piave a Mestre, arrestato un tunisino di 31 anni con la droga nascosta nelle mutande, con lui un connazionale. L'Italia ha venduto negli ultimi anni armi per 17,7 miliardi, gli affari migliori con l'Algeria, ma alle zone del terrore rifornimenti per 4,8 miliardi. L'attore fuma il sigaro sul palco durante l'idomeneo di Mozart e così il Codacons denuncia al teatro La Fenice. Violata la legge, ora si rischia la multa. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Venezia Mestre. Allora, subito le immagini per aggiunte in redazione della protesta dopo l'assemblea al Teatro Malibran nel pomeriggio di oggi. Un migliaio di partecipanti prima all'assemblea, poi in 400 circa, scusate, lo vedete, vanno a Caffarsetti e occupano l'ufficio del sindaco Brugnaro. Quanto successo alla fine della riunione, di dipendenti comunali dovevano fare fronte questo confronto ai tagli dello stipendio, per cui il bilancio comunale non prevede voci particolari da qui al 2018. I tagli variano, sapete, tra i 250 e i 600 euro su stipendi che già non brillano per ricchezza. E da qui la decisione allora di raggiungere il sindaco per un confronto. Lo stanno ancora attendendo, pare, in questi minuti, ma lui è impegnato a Cacorneri. I dipendenti comunali hanno spiegato che quello di oggi era solo l'assaggio di quanto capiterà giovedì in consiglio comunale, quando si dovrà discutere appunto del bilancio. Ecco le immagini appena aggiunte in redazione. Alcuni hanno occupato lo studio del sindaco Luigi Brugnaro. Esistono ancora gli operai del petrolchimico di Porto Marghera, anche se non si sa per quanto. Oggi una delle ultime proteste. Vediamo. Noi siamo tra gli ultimi lavoratori del petrolchimico e una volta che chiuderà, qua sarà il deserto totale. Dopo gli annunci trionfali sulla riconversione a chimica verde degli impianti di Versali, Seni ha deciso di fare marcia indietro, cedendo a un fondo monetario tutto ciò che restava della chimica di base e non confermando gli investimenti previsti per il triennio 2015-2018. Una decisione che suona come una marcia funebre per i pochi operai rimasti in quello che una volta era uno dei più grandi poli chimici europei. Abbiamo il timore che vada a finire che con l'uscita di Leni e senza Eni presente nella chimica, poi succede quello che è successo con la Dow Chemica qualche anno fa, che poi multinazionali straniere, una volta sfruttato il momento e tengono ben presente quelle che sono le quote del mercato, ci chiudano gli impianti. Lo sciopero si è trasformato in un presidio di protesta davanti ai cancelli dell'ormai semideserto petrolchimico di Marghera, che ha ricevuto la solidarietà degli esponenti della nuova formazione politica Sinistra Italiana, pronti a presentare un'interrogazione in Parlamento. Il governo è il principale azionista dell'Eni e deve definire quali sono le linee strategiche a cui l'Eni si deve attenere. E quindi vogliamo capire se il governo Renzi intende mettere una pietra tombale su un altro pezzo di industria in Italia, il che significa perdere ancora migliaia di posti di lavoro e indebolire ulteriormente il tessuto industriale italiano. Il fatto di creare un deserto di industria e di composto poi alla fine di disoccupati senza nessuna alternativa è un problema che qualcuno si dovrebbe porre, non solo il sindacato. Legato in qualche maniera alla zona, perlomeno, il tema delle bonifiche a Porto Marghera, la Laguna dei Veleni, 780 milioni di euro spesi per ora per quella che si è rivelata sino ad adesso una inutile bonifica. Dite la vostra con un sms al 340, lo vedete, 321-8770, gli altri contatti, tra cui la mail venezia@reteveneta.it. Fredda la reazione dei sindacati all'ultima promessa di Matteo Renzi, soltanto ieri gli 80 euro estesi anche alle forze dell'ordine, che di problemi, come sapete, ne hanno segnalati sempre tanti. Vediamo.
Per carità, se arrivano non diciamo di no agli 80 euro di Renzi, però non vorremmo che siano gli 80 euro di Renzi come nel passato, dati e poi sottratti da altri capitoli di bilancio. È la reazione del sindacato di polizia all'ultima proposta di Renzi. 80 euro anche per le forze dell'ordine in un pacchetto da 2 miliardi che assegna a ogni centesimo speso per la sicurezza il medesimo importo per la cultura. Le misure del governo in questo momento di grande tensione internazionale per rafforzare il controllo del territorio impongono poi meno divise negli uffici e più uomini in strada. Pensate solamente che è il 25 di novembre e moltissime auto della polizia, anche che effettuano servizio di volante, non hanno nemmeno le gomme termiche. Questo la dice tutta su come siamo stati trattati, almeno fino ad oggi. Capitoli mai risolti dunque, con il timore, aggiungono i sindacati, che questa manovra abbia il solo obiettivo propagandistico e di zittire chi contesta la scarsità di mezzi per garantire la sicurezza. Tra auto ormai da rottamare, benzina mancante, giubbotti antiproiettile scaduti. Mi si permetta però una battuta, che è triste vedere come la politica si renda conto quanto importante sia la sicurezza del paese per i propri cittadini e si renda solamente conto, purtroppo, solamente di fronte a episodi gravissimi come quelli di Parigi. Il miliardo sarà così ripartito: 150 milioni sulla cyber security per integrare le banche dati, 50 milioni per rinnovare la strumentazione e appunto il bonus di 80 euro per chi guadagna meno di 1500 euro al mese. Tutta la politica, comunque di ogni colore, deve rendersi conto che la sicurezza non è un costo per la collettività, non è un costo per lo Stato, ma è una garanzia per i propri cittadini. Sequestrata l'Audi Q7 di Giancarlo Galan. Ieri sera, infatti, l'auto dell'ex presidente della Regione del Veneto, attualmente ai domiciliari, ve lo ricordiamo, è stata fermata da un controllo in autostrada della polizia a Badia Polesi. Nel mezzo è risultato privo di assicurazione, è scattato il provvedimento di sequestro, non è ancora stato svelato chi vi fosse a bordo, considerata l'impossibilità a spostarsi per il provvedimento restrittivo che riguarda l'ex governatore. Sembra che alla guida vi fosse la moglie Sandra Persegato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo ha ricordato Valeria Solesin, le prime parole proprio del suo discorso. Intanto per quel funerale laico 24 ore fa ci sono alcune polemiche. Non è bastata la grande forza della famiglia di Valeria, l'impatto di quelle parole negli stomaci del terrore riecheggiate da Piazza San Marco a tutto il mondo, di ogni lingua, fede e cultura. Forse nemmeno la dimostrazione di dignità senza pari di papà Alberto, mamma Luciana, del fratello Dario e il fidanzato Andrea. La polemica è nata comunque, per quei funerali laici, per qualcuno quindi politici, perfino uno spot contro ogni reazione violenta, definiti atei da qualche commentatore, piegati ai coranisti, quasi una violenza per Venezia e la sua basilica retrocessa a sfondo per i selfie. Forse la storia ci dirà che quella funzione avrà fermato le coscienze più interventiste. È successo anche questo, a poche ore dall'addio che ha unito le genti e si crede debba essere il nuovo rinascimento per quei ragazzi che ancora lottano, come ha detto il papà della 28enne uccisa dai terroristi a Parigi. L'assessore regionale Roberto Marcato invece se la prende con le istituzioni. Ecco il suo messaggio pubblicato ieri su Twitter. Avrei voluto vedere lo Stato schierato anche al funerale di Chloe, uccisa a Ferrara da due bestie. Così dal terrore si passa alla legittima difesa. Oggi intanto a Valeria Solesin sono state dedicate le prime parole del capo dello Stato volato al Parlamento Europeo di Strasburgo. A Parigi è stata colpita la nostra vita di tutti i giorni, la nostra concezione dello stare insieme, le nostre abitudini, quel modo di essere, pensare e vivere che è proprio caratteristico dei cittadini dell'Unione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, ricordando in aula Valeria Solesin, una ragazza italiana, una ragazza europea, la cui giovane vita è stata stroncata. Protesta oggi anche nel veneziano, state uccidendo la nazione, così il Veneto, Fronte Veneto Skinheads ha effettuato due blitz, lo vedete a Mestre, attaccando alcuni volantini, nel mirino le sedi di Caritas e Partito Democratico Metropolitano. Hanno posizionato nastro bianco per chiudere i due siti e scritto Ius Soli e Immigrazione, avete ucciso la nazione. Ancora una volta i giardinetti di Via Piave al centro di un intervento antispaccio della polizia. Sentite cosa è successo.
Era appena uscito dalla questura di Padova con in tasca un provvedimento di espulsione, con ordine di lasciare il territorio nazionale. Il tempo di tornare a Mestre, già il 31enne tunisino stava nuovamente spacciando cocaina nei famigerati giardinetti di Via Piave. Per fortuna sulle sue tracce c'era la squadra volanti della questura veneziana, consapevole della sua lunghissima lista di precedenti. Immigrazione clandestina, occupazione abusiva, oltraggio a pubblico ufficiale, molestie e spaccio. Per la sua quasi quotidiana attività si avvaleva della collaborazione di un 25enne connazionale che contattava per strada i clienti indirizzandoli verso il complice. Intervenuti dopo un'attività di sorveglianza, gli agenti hanno sequestrato al 31enne 12 involucri di cocaina nascosti nelle mutande, 170 euro in contanti e due cellulari. Entrambi i tunisini sono finiti nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa del processo per direttissima. Il nostro impegno in Via Piave, nelle zone a rischio della terraferma, è quotidiano, ricorda il dirigente della squadra volanti Luca Miori, e i risultati si vedono. Noi usciamo tutti i giorni in numeri anche abbastanza rilevanti, oggi potenziati grazie ai dispositivi voluti dal questore. Il controllo del territorio rimane una delle attività principali cui una forza di polizia è chiamata a svolgere, e questi sono i risultati che si riescono ad ottenere. L'attore durante il teatro alla Fenice, tra l'altro alla serata di inaugurazione della nuova stagione lirica, fuma sul palco e nasce un caos con tanto di denuncia da parte del Codacons. Questa e altre notizie nel nostro prossimo servizio. Mestre, armi italiane nelle zone calde del pianeta. Tra il 2010 e il 2014 il nostro paese ha autorizzato esportazioni nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente per 4,8 miliardi di euro di armi. Dopo l'Europa, secondo la CGIA di Mestre, che cita dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest'area geografica è il principale mercato di sbocco per la vendita di armamenti. Nei 5 anni presi in esame dalla CGIA, le industrie italiane produttrici di armi sono state destinatarie di autorizzazioni definitive alle esportazioni per 17,47 miliardi di euro. Dall'analisi emerge come il principale partner commerciale dell'Italia sia l'Algeria con 1,37 miliardi. Abbiamo venduto di tutto: armi o sistemi d'aria, munizioni, bombe, siluri, missili, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli terrestri, agenti tossici. Venezia. L'attore fuma sul palco e non è finzione, così il Codacons ha pensato di denunciare il teatro La Fenice. Un esposto presentato in prefettura e alla polizia municipale per violazione della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici. L'episodio lo scorso 20 novembre, quando durante l'Idomeneo di Mozart, serata di apertura della nuova stagione lirica, l'attore che interpreta il re protagonista a un tratto in scena accende e fuma un sigaro. Apriti cielo, o meglio si spalanchino le finestre, avranno detto i consumatori, la cui denuncia può costare salato allo storico teatro. Venezia. Rapine in banca quasi dimezzate in tutta la regione. Lo ha svelato il prefetto Cuttaia citando i dati che sarebbero frutto dell'accordo di prevenzione alla criminalità stipulato con l'ABI. La guardia, commentato Cuttaia, deve mantenersi sempre alta. A Venezia la riduzione è stata da record, pari al 68%, passando da 16 assalti ai istituti bancari ai soli 5 degli ultimi tempi. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi un'iniziativa anche a Caffarsetti, vediamo. In Italia circa 7 milioni di donne, un terzo tra i 16 e i 60 anni, hanno subito violenze fisiche o psicologiche. Più del 30% dei casi si verifica all'interno della famiglia e solo il 12% viene denunciato. I dati aggiornati sono stati diffusi dalle consigliere regionali del Partito Democratico in occasione della giornata internazionale contro la lotta alla violenza sulle donne. Da gennaio a ottobre 2015, ha segnalato la capogruppo Alessandra Moretti, 1.315 donne hanno avanzato richieste d'aiuto ai 16 centri antiviolenza del Veneto. Di queste il 96% ha subito violenza tra le pareti domestiche e più del 50% vive stabili relazioni di coppia. È quindi quasi sempre all'interno della famiglia che avvengono le violenze per mano del marito o del compagno. Noi come istituzioni dobbiamo impegnarci innanzitutto a dare più fondi ai centri antiviolenza, che stanno facendo su un territorio un lavoro straordinario per raccogliere le denunce e per stare anche a fianco delle vittime delle violenze e degli abusi. Dall'altro lato però dobbiamo anche fare un lavoro importante di educazione culturale, a partire dalle scuole. Da queste ore la facciata del municipio di Venezia e la Torre di Mestre sono illuminate di arancione per testimoniare la volontà di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme. L'amministrazione comunale ha risposto all'invito dell'ONU di inondare con questo colore fino al 10 dicembre quartieri, strade, negozi e palazzi. Ora diamo uno sguardo alla previsione della marea per le prossime ore.
Ecco, con l'aiuto della grafica, la previsione delle maree, alle 4.15 un minimo di 15 cm, alle 10.10 il massimo di 90, alle 16.55 un minimo di meno 20, alle 23.30 un massimo di 70 cm. Siamo alla programmazione di Focus. Questa sera un altro bandito in casa, ucciso da un gioielliere, sequestrato e minacciato con la moglie e la figlia di 10 anni. Si parlerà ancora di legittima difesa a Focus a partire dalle 21.05. In studio con il direttore Luigi Bacialli gli ospiti, eccoli: Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò, Alberto Villanova, Massimo Bettin, Luciano Sturaro. Come al solito aspettiamo i vostri sms. Alle 21.30 in diretta ci sarà una telefonata dell'orefice Roberto Zancan, vittima, come sapete, a Ponte di Nanto di una rapina sventata da Graziano Stacchio, che il benzinaio che sparò ai rapinatori uccidendone uno. Alle 21.05 Focus. È tutto per questa edizione di TG Venezia Mestre, grazie per averci seguito, restate con noi, buona serata.